Abbiamo preparato la partita in una certa maniera per cercare poi di andarla ulteriormente a forzare qualora non fossimo riusciti a fare e a sbloccarla prima. Detto questo, la squadra oggi doveva tenere fuori lontano dalla porta Ibrahimovic, non entrare in area. Abbiamo fatto diverse volte fuori gioco, abbiamo sbagliato un'occasione solo nel primo tempo, c'è stata sul nostro errore nella lettura dell'onda difensiva e nel tentativo di mettere in fuori gioco gli avversari, però poi per tutta la partita non abbiamo rischiato quasi niente, quindi abbiamo concesso pochissimo. Dobbiamo migliorare, come avevo detto in sede di conferenza, nelle uscite, nel palleggio, perché a volte non leghiamo o sbagliamo nella prima uscita, e questo non ci consente poi di alzare, di andare a creare dei presupposti in più, anche se nel primo tempo siamo andati alla conclusione in diverse occasioni, anche nel primo tempo. Nella ripresa siamo ripartiti in maniera giusta, direi. Purtroppo è arrivato un gol su un infortunio, che tra le altre cose c'è stato un mezzo fallo su Castrovilli, no? Che ha fatto ripartire quell'azione lì, però dobbiamo essere più attenti, ovviamente un infortunio che capita nel calcio, però la squadra non si è abbattuta, questo è il nostro spirito, quello che chiede ai ragazzi, non mollare mai, andare sempre in tutte le situazioni, ribaltare le situazioni anche negative, reagire con forza, andando anche a giocare. L'idea di andare a cambiare modulo era già previsto, di togliere Çalhanoğlu la possibilità di venirci a chiudere con regista sotto e di andare con i due centrocampisti, quindi era già preparata già da diverse settimane che stiamo preparando questa soluzione qui, e oggi era nella mia idea anche in parità numerica di poterla andare a fare nell'ultima mezz'ora. Poi c'è arrivato 25 minuti mezz'ora, è arrivata l'espulsione e sono andato avanti col mio progetto tattico di andare a forzare lo stesso la situazione, e alla fine se avessimo vinto la partita ritengo che non avremmo rubato nulla. Ecco, proprio questo ti volevo chiedere, perché a parte non è la prima volta che 10 contro 11 arriva qualcosa di importante in Coppa Italia con l'Atalanta, 10 contro 11 arriva il gol di Lirola. Ecco, quello che colpisce di più per il tuo lavoro in questo momento è il carattere, cioè questa squadra che per esempio oggi quando ha pareggiato 10 contro 11 ha cercato di vincere la partita a tutti i costi e ci è andata veramente a pochi centimetri la vittoria. È questa la cosa che ti fa più piacere o no? Ma è chiaro, dopo 45 giorni come dicevamo di lavoro non possiamo pretendere che tutto sia perfetto, però la squadra stiamo lavorando per migliorare le uscite dal palleggio basso, per cercare di trovarci ancora di più. Oggi l'abbiamo fatto in alcune circostanze non bene per essere così puliti, però a livello tattico di organizzazione difensiva rischiamo poco. Nello stesso tempo stiamo lavorando sulla fase, come dicevo, di possesso, e nel secondo tempo siamo venuti fuori, quindi la condizione fisica sta migliorando, stiamo migliorando l'intensità, stiamo migliorando le letture nel riconoscersi, e quando proviamo a variare qualcosina anche sul tema tattico, visto che ci lavoriamo durante la settimana, i ragazzi si riconoscono alla stessa maniera, perché dobbiamo essere anche imprevedibili sotto questo aspetto. E l'importante è che la squadra alle avversità le affronti sempre a testa alta, a petto in fuori, per cercare di vincere sempre, perché quello è il nostro obiettivo come squadra, sia in casa che fuori casa, cercando sempre di portare a casa i tre punti. I ragazzi oggi ci hanno provato fino in fondo, quello che chiedo a loro è sempre questo, e quindi anche in inferiorità numerica, e ripeto, oggi alla fine per le occasioni nitide create ritengo che meritavamo più noi che non gli avversari i tre punti. Buonasera Iachini, io devo fare i complimenti per i correttivi che ha fatto effettivamente nella squadra in 10. Igor specialmente, più di Cutrone stesso, per tamponare sulla fascia Castiglieco, è stata una sua scelta molto oculata. Questo mi è sembrato... Ma dovevamo fare due cose, cercare di non perdere l'equilibrio, nello stesso tempo andare a insistere e forzare. Ti ripeto, questa è una situazione che avevo studiato nella mia seconda partita oggi. Studio sempre due o tre partite, la prima era di un tipo, la seconda c'era questa doppia scelta di andare a forzare in una maniera su un esterno e dall'altro andare a mettere un giocatore che mi desse sicuramente lo stesso motivo di ampiezza, di accompagnare relazione, ma nello stesso tempo anche un equilibrio, no? Dalla parte opposta, per poter andare poi a legare la squadra e non squilibrarla nel momento in cui dovevamo andare a attaccare. Era previsto di farlo in 11, l'abbiamo fatto in 10, però sono stati bravi i ragazzi a interpretarla bene senza rischiare più di tanto e a tenere sempre la squadra in maniera offensiva ma con equilibrio per cercare di portare a casa i tre punti. In tutta onestà le stavo chiedendo, il calcio di rigore è molto discusso. Ma io ho visto che Cutrone stava calciando in porta, è andato Romagnoli è andato a ostruirlo di taglio in corsa e ha fatto sì che sul piede d'appoggio lui perdesse l'equilibrio per calciare. È stato rivisto anche la VAR, quindi il rigore, secondo me è il rigore. Senta, non ci piove.
Lei ha detto, ha spiegato che aveva preparato questa partita da tempo, in questo modo, eccetera. No, da tempo, in settimana. Da settimana, insomma. Sì. Vabbè. Però i primi 70 minuti la Fiorentina, difendendosi in 5, ha sofferto abbastanza. Non abbiamo dato a loro 2000 occasioni, ne hanno avute una, eccetera. Cioè, però non abbiamo nemmeno creato tantissimo. Dovevamo allora, fare meglio in fase di possesso. Certo. Allora io le domando, il dubbio di dover schierare eventualmente una squadra con un diverso assetto tattico, vale a dire il 3-4-3, le è venuto oppure no? Tra cinque difensori all'inizio e dopo abbiamo visto una Fiorentina completamente diversa, al di là del fatto fossimo in 10, fossero passati 70 minuti, però 3-4-3 sembra, per questa squadra che ha difficoltà ad andare avanti, cioè a giocare il possesso, mi sembra un po' un problemino, però io magari non ci capisco. No, ci capisci, perché io sto lavorando anche su questo, sotto questo aspetto. Soltanto il nostro percorso iniziale era quello di recuperare dei ragazzi sul piano della condizione per poter fare determinate cose. Ora stiamo lavorando, ci stiamo costruendo anche un vestito come alternativa, no, di un certo tipo, per poter andare a essere anche imprevedibili, no, e poter fare varianti. Lo abbiamo fatto in certe partite a Milano con l'Inter, lo abbiamo fatto a Torino con la Juventus, non è, ci stiamo continuando a lavorare per poterlo fare in maniera ancora efficace, però abbiamo anche da dover migliorare alcuni aspetti e su questi stiamo lavorando per poter reggere anche in equilibrio, no, un altro tipo di atteggiamento tattico. E quindi questo è, ripeto, solo con il lavoro settimanale potremo andare a riconoscerci in tutte e due le situazioni tattiche, però questa è una situazione che stiamo facendo. Oggi 3-4-3 non l'abbiamo potuto fare perché eravamo con uno in meno, quindi abbiamo fatto 3-4-2 con Chiesa che faceva l'esterno di là e con le due punte. Però ripeto, a me fa piacere che la squadra sappia interpretare diverse situazioni tattiche e oggi i ragazzi sia a 3 che a 2,5 lo hanno fatto bene, con equilibrio, con letture giuste, e su questo stiamo lavorando per cercare di arrivarci. Andrea. Mister, salve, velocissimo, volevo capire il rigore quanto è stato conteso, perché abbiamo visto che voleva tirare Cutrone, poi I rigoristi sono segnati, ecco. Sono segnati. Ma ecco, questa cosa c'è una qualche strascico, perché immagino Cutrone ci tenesse. No, non c'è strascico. Padre è diventato bene, sta lavorando bene. Primo rigorista è Pulgar, ha calciato Pulgar. Poi a seguire c'è una lista di rigoristi, capisco la voglia delle cose, però decide l'allenatore. Buonasera Beppe, ho visto questo Cutrone che mi ha colpito per come è entrato dentro la contesa. Quel tuo pensiero, anche riguardando le parole di Ubaldo, quel 3-4-3 con quei tre là davanti, ho visto un pezzone dello spezzone di Udinese-Bologna. Se tu sei tre punte, il tridente a Udine, guarda, questo tridente così dall'inizio. Guarda, stiamo lavorando, qualcuno deve stare fuori dopo. Dovevano tenere fuori Castrovilli. Tenere fuori qualcun altro, non si gioca in 12, non ci vanno a giocare in 12, mi sa tanto. E quindi bisogna vedere di volta in volta le situazioni come stanno, singolarmente i ragazzi, se riescono a tenere il campo a livello di condizione fisica. Ci stiamo lavorando, come dicevo al collega, in maniera assidua per poter avere miglioramenti, ma in migliore equilibrio, e poter avere una variante di lettura anche negli avversari diversa, perché a volte attacchiamo in una maniera, a volte in un'altra. Questa imprevedibilità ci deve portare a casa dei vantaggi, no? Farlo in una maniera, farlo nell'altra. Però queste sono cose che di volta in volta valuteremo per poter andare a insistere e a farle nella maniera migliore. Però vedo che la squadra risponde, dà disponibilità, questo è quello che mi interessa, e che comunque abbia un'organizzazione giusta e soprattutto una mentalità e un atteggiamento giusto dal primo al 95° minuto per prendere tre punti in casa e fuori casa. E questo, su questo stiamo lavorando e abbiamo margini di crescita per arrivarci. Okay. Ancora. Abbiamo l'ultima. Ecco, Beppe, ciao. Allora, velocissimo. E Castrovilli, l'hai nominato poco fa, è uscito per tua sostituzione tattica oppure per un affaticamento o qualche cosa? No, grazie. Non dimentichiamo che Gaetano, quello che ha avuto, non dimentichiamolo, perché non è che ha avuto una cosa semplice o facile da superare, quindi sta riprendendo, è stato fermo 10-12 giorni, sta riprendendo una condizione migliore, e quindi ha avuto
insomma, un colpo non da ridere, e quindi è chiaro che stiamo cercando di recuperarlo. Nello stesso tempo, nell'ottica della continuità della partita, è chiaro che magari dei tre centrocampisti in questo momento era quello che magari poteva avere un finale un po' più faticoso, ed è uscito per questo motivo, perché fra i tre i due più freschi che potevo avere, che mi sarebbero arrivati alla fine della partita, erano Duncan e Pulgar. Quindi oggi la lettura era questa, poi la prossima settimana vediamo di volta in volta la crescita anche di condizione fisica di uno o dell'altro, perché poi siamo legati anche a queste situazioni, okay, che di volta in volta possono cambiare. Ancora una? Salve mister, buonasera. Sì. Le volevo chiedere una cosa. Nelle prime conferenze parlava di paura di giocare in casa, e no, forse no, per paura. Qualche minuto un pochino si è rivista, soprattutto nella prima frazione. Però dal momento del rigore anche i ragazzi hanno avuto una reazione diversa. È da queste partite forse che si cambia l'atteggiamento per una stagione da finire? Ma su questo aspetto anche mentale dobbiamo lavorarci ancora sicuramente, perché magari in qualche circostanza giochiamo meno in verticale e facciamo il passaggio più indietro. Queste sono cose che ci dobbiamo ovviamente lavorare ancora per migliorarle, per avere una crescita continua. Però ripeto, oggi ci è mancato, come ci è successo nell'altra partita, qualche passaggio fatto meglio in uscita, nelle gare abbiamo perso qualche pallone facile da tenerlo invece che da buttare. Però sono cose che vediamo sul campo, ci lavoriamo, vediamo al video, le correggiamo, e quindi di volta in volta le dobbiamo migliorare per andare poi a eliminare questo discorso qua, che si elimina da solo attraverso il lavoro, la tattica, il riconoscersi in campo dove è il compagno, il sapere come dobbiamo preparare le uscite e farle sempre meglio con personalità. Quindi abbiamo margini di crescita e di poter lavorare sempre meglio. Grazie a tutti. Ciao.